Soffermata nei mesi scorsi una grande attrice italiana che ha appena pubblicato un libro intitolato, appunto, qui fa uso della sua abituale ironia, La vacanza dei superstiti e la chiamano Vecchiaia e noi siamo andati ad incontrarla. L'intervista è del nostro Rosario Sardella. Ho sempre pensato che c'è ogni età ha una preparazione necessaria e in particolar modo la vecchiaia, perché mi accorgo che molte persone si ritrovano vecchie come una sorpresa che non gli spetta. In realtà invece si invecchia e c'è proprio un modo in cui il corpo e la mente rispondono a questa decadenza, se vogliamo. Ho pensato che descrivere certi atteggiamenti della vecchiaia siano più importanti del resto della vita. Tante volte il vecchio non vuole invadere la vita dei più giovani, ma è importante che loro se ne accorgano che non è più il padre di quando loro erano piccoli e il padre era quarantenne. Io trovo che bisogna portare la propria non più giovinezza con orgoglio e con semplicità. Non sempre si è ripagati dagli altri, ma uno dei compiti della misericordia è proprio di avere cura di chi non è più all'altezza di vivere una vita sicura. Il problema della solitudine è un problema in gran parte della vecchiaia, perché molta parte della tua vita, dei tuoi amici, dei tuoi compagni scompare prima. E non è facile che ci sia una quantità di persone sufficienti per riempire la tua vita. Posso dire di essere fortunata perché posso vivere ancora con una certa disinvoltura questi miei anni. Mi auguro di non aver troppo bisogno di cure. Vi vedo commossi. Commovente, Sì, commovente. Poi una lei che grande ha queste difficoltà di parola, quando va commozione. sul palcoscenico e passa tutto, è straordinaria, diventa fluida. E poi continua a far teatro. E lei che è stata sempre considerata così una battutista, e invece è una grande scrittrice E di c'è anche una teatro. consapevolezza in Sì, quello che ha detto, molto, profonda, molto un bella. Poi senso una profondo di tutte le lucidità parole. straordinaria. Io credo che ce ne vorrebbero 100, 1000 di riflessioni di questo genere, perché in genere abbiamo tutti paura di parlare della vecchiaia. È un pianeta per lo più sconosciuto. E invece,
dobbiamo in tutti, più grandi, più giovani, adulti, scrittori, poeti, preti, gente comune, riflettere di più su questi anni. In questo senso l'esperienza piccola, ma neanche tanto breve che io ho nei confronti degli anziani, a me mostra che un'alleanza tra i più giovani e gli anziani cambia il concetto di vecchiaia, perché in genere si pensa che è un naufragio. Invece lei parlava di lentezza, io posso dire invece che l'esperienza mi fa dire questo, che essere anziani suscita tenerezza ed è un carisma enorme. I giovani hanno bisogno degli anziani per riscoprire la tenerezza. Questo è senz'altro molto vero, Monsignor Paglia, ed è una cosa che forse vediamo con i nostri figli e il rapporto che hanno con i nonni, nonni e nipoti. C'è questo scambio di tenerezza, di affidamento reciproco in qualche modo. Sembra in un solo senso, i più piccoli affidati ai più anziani, ma non è così.